Allora siamo nulla, nulla non nel senso della debolezza, ma nel senso che c'è un valore straordinario che si lega a quello che io chiamo il nessuno. Ve l'ho già detto, il mio sogno è di poter stampare un giorno quel biglietto da visita con scritto sopra nessuno. Perché è in quel momento che si sarà raggiunta la percezione umana per capire il valore di tutti. Finché tu sei, se tu sei, allora ti confronti e vedi che gli altri non sono o sono meno. Ecco, intendiamoci, non vorrei che voi pensaste che questo ha a che fare con qualche religione, ha a che fare con l'uomo. L'umanesimo. L'umanesimo non è una religione, ma è una comprensione dell'uomo. Perché mi dispiace dirvelo, ma ogni religione è un'espressione del potere. L'umanesimo? No, è che poi non c'è l'umanesimo. E qui ritorniamo, è difficile ad averlo. Ma l'uomo che si percepisce come bisognoso di un altro uomo. Ma abbiamo parlato di relazioni, continuiamo a nominare questo termine. Ma non vi pare che la relazione contempli il bisogno dell'altro? Altrimenti è il comando. Ich der General von Paulus bin. Quello non ha una relazione. Quello dice cani, non li chiama soldati, cani. Volete vivere in eterno? Crepate, qui. Perché? E guardate che poi non fa altro che ritirare fuori tutta la filosofia dell'eroe. Degli eroi di allora e gli eroi di oggi. Tu muori e vai nell'empireo degli eroi. Perché è vero anche, so che non è più di moda, ma è anche vero che creare sempre questi paradisi e questi inferni si finisce per allontanarci dalla terra, che potremmo migliorare. Per cui persino gli eroi, crepate qui, perché poi sarete... Ma perché non viviamo tranquillamente, salute, con un sorriso? Quanto costa poco un sorriso, dire buongiorno il mattino? Invece con questa faccia, no? L'uomo forte non chiede. Ich der ich, io. È bello, ich der ich, io, proprio io. Avete capito? Io. E che cosa volete con questo tono? Qual è l'umanità? Non c'è, perché non c'è bisogno dell'altro. E non parlo solo del bisogno dell'amore, Caio e Caia. No, che poi si uniscono nei corpi e chissà cosa viene fuori. Ma è il rapporto con i figli, è il rapporto di solidarietà. Cioè, la fragilità è una forza che unisce, non che divide. Questa è l'umanità. Allora c'è un umanesimo che può rifondarsi sulla fragilità. E non se ne può più di potere. Ma potere non penso solo a quello politico, che poi siccome ne ho curati tanti e ne curo tanti mi fanno pena, ma il potere è quello dell'educazione, dei padri, il potere è quello delle professioni, il potere è quello dei medici sui pazienti. Ci sono ancora i codazzi, no? Il medico che arriva con tutti dietro, che va a vedere questa popolazione distesa, morti, contro loro, tutte liturgie della violenza.